online il primo numero 2017 di BC. Cosa troverete in questo numero? Come sempre un ventaglio di articoli, di contributi che offrono lo spaccato della vivacità, della continuità di lavoro sul territorio del vostro istituto. Cosa vogliamo segnalare? Tanti gli articoli, tanti gli eventi, diciamo che di particolare rilievo l'incontro tra bibliotecari e archivisti, di cui si dà conto su questo numero, come pure abbiamo un dossier che è tutto interamente dedicato al catalogo dei beni culturali, ma molte sono le note e così gli appunti che ci riportano alle iniziative espositive che abbiamo curato, a cui abbiamo partecipato in questi primi mesi dell'anno, come non ricordare il restauro degli arazzi di Burri, oppure la bella mostra, primo evento a un anno dalla scomparsa di Sergio Vacchi a Castenaso, come ancora la collaborazione e l'attenzione sempre portata a tutto ciò che è il mondo delle biblioteche, come quello degli archivi, come quello dei musei. Penso anche alla mostra dedicata a Bassani in Archiginnasio, di cui diamo conto, come pure bella, interessante e che si colloca in un momento particolare, la presenza a Bologna degli autografi di Leopardi provenienti da Visso. Poi abbiamo recensioni di libri e poi abbiamo un magnifico articolo a margine di una mostra importante come è stata quella dedicata al Furioso a Ferrara. Francesco Ferletti ci offre delle bellissime suggestioni nel suo contributo. E poi ancora tutto un panorama di interventi, di rapporti con questa regione, un'attenzione molto forte sempre anche sul contemporaneo, come ci hanno dimostrato gli eventi che si sono in qualche misura legati anche ad Arte Fiera. E sempre nell'ambito di Arte Fiera, a parte la nostra presenza legata a Burri, è sempre sul contemporaneo, se non inserita in Arte Fiera, ho già ricordato Vacchi, mi soffermerei a leggere la recensione della mostra di Palazzo Poggi e poi tanto, tanto altro, non devo essere io a raccontarvelo, ma dovete essere voi a leggere.